Hey guys, welcome back to my channel. Today I have my little Christmas sweater, very cute. Ho ho ho. E in questo video vi mostrerò che cosa mi ha mandato Coastal Sands. Coastal Sands è una marca di make-up che ha deciso di collaborare con me e ha voluto mandarmi tutta l'ultima collezione, o comunque tutto ciò che riguarda le ultime novità appunto di Coastal Sands. I'm so excited to open with you guys. Quindi direi di iniziare subito e vi mostro subito che cosa c'è all'interno. Non vi nego che è stata molto molto dura non aprire niente, ma non ho resistito riguardante una palette e il pacchettino piccolo dei pennelli da Eye Makeup. So, this is perfect for your eyes. You know, shook about it. Comunque, se vedete che le lucine dell'albero sono spente è perché hanno staccato la corrente in tutta la mia città. Tornate. E anche fatto in tempo a dirlo, è tornata. Credo di avere i poteri magici e non lo sapevo. La prima cosa che andremo ad aprire è questo set di pennelli racchiuso in questa fantastica pochettina di un grigio molto scuro, però quasi metallizzato. Mi piace molto perché secondo me è molto carina anche da portare in viaggio magari. È calamitata, vedete, anche se non si vede niente. Ah, non si vede. Vedete che qua ci sono due calamite? Infatti questo permette anche di chiuderlo molto meglio. Come potete vedere all'interno ci sono 5 pennelli per la composizione di un trucco occhi. E io questa tipologia di pennelli vado sempre sempre a ricercarla, perché secondo me non bastano mai i pennelli per occhio, sono veramente veramente morbidi. Questo ovviamente si vedrà anche con l'utilizzo del trucco appunto sugli occhi eccetera eccetera, e se fanno il loro dovere egregiamente. Chiaramente mi vedrete utilizzarli in un prossimo make up che ho intenzione di fare assolutamente molto presto. Quindi questo era il set di occhi. Guardate che carina anche la scatolina. Coastal Sands non è mai stato così professionale. Vedo proprio il netto miglioramento in tutti questi anni. Pensate che Coastal Sands furono i miei primi ombretti. Vi ricordate la palette da 180 colori? Insomma, erano veramente i miei primi trucchi. Sperimentavo con tutti i colori. I miei primi tutorial sono proprio fatti con queste palette. Quindi grazie Coastal Sands per avermi inviato tutto questo e aver fatto parte del mio primo amore, ecco, col make-up. Ok, la seconda cosa che vi faccio vedere, questa qua è della Sleek Silhouette Palette. Questa è una palette di 9 highlighters, contour and blush shades. Quindi praticamente è una palette per contouring, highlighters. Credo di poter fare assolutamente un esempio di contouring con questa parte qua. Ok, si può fare, però credo anche che siano un po' troppo chiari. In che senso? La parte centrale degli highlighters, oltre ad essere due in versione shimmer o comunque satinata, il che vuol dire che appunto dovrebbe fare l'effetto di un highlighter, La parte invece superiore è completamente matta, non anche quella centrale, no raga, solo questa è completamente matta ed è veramente molto chiaro, quindi si può utilizzare magari sotto il sopracciglio, giusto per non voler utilizzare magari qualcosa di brillantinato. Questi due blush mi sembrano veramente allucinanti, cioè hanno veramente un sottotono troppo freddo per me e sembrano un po' più due ombretti, quindi insomma non mi trovate molto d'accordo con questa palette, perché comunque blush e contour devono avere secondo me sempre dei determinati colori, e questa è strana, cioè a parte forse questi tre che sì, potrebbero svolgere il loro lavoro, ma vi dico che due di questi sono opachi credo, e questo è shimmer, quindi devo assolutamente lavorare solo con questi due. Potrebbe essere versatile anche come ad utilizzo ombretti, chissà. Però queste palette sono sempre, diciamo, versatili anche per Halloween, per truccare qualcuno appunto che vuole degli effetti speciali, infatti essendoci il viola, il purple, insomma, anche per le occhiaie, no? Tutte quelle cose lì che io utilizzo sempre, quindi non è mai sprecato niente. Andiamo con la palette che ieri assolutamente non ho fatto, mi sono voluta, insomma, ho voluto aprire, ce la faccio, ed è questa qui. Adoro il packaging perché è rosa ed è in quel materiale che è un cartone, se non erro, un po' più rigido.
Mi piace un sacco perché è una palette di blush, però questi blush sono messi in una versione diversa. Ecco, sono un po' messi così, in uno orizzontale carino. Però guardate com'è carina, cioè proprio anche visibilmente carina. Questi blush li ho già provati, ce l'ho pure oggi, non so se si vede. Sono molto, raga, molto pigmentati. Sono un po' difficili da sfumare, ma con una bella mano e con dei buoni pennelli che tra poco vi farò vedere, perché Costalzenza ha deciso di mandarmi tutti i pennelli del sito praticamente. Quindi ho praticamente 4 set di pennelli quasi. Il che non mi rende assolutamente felice, figurati. Comunque abbiamo questi blush che sono più violacei e anche marroncini, da qui non si nota dalla telecamera, ma sono di base viola, ma sono anche abbastanza, come dire, color terra. C'è un po' più un oro, ecco, aranciato, poi abbiamo questi tre, che questo è un po' più freddo, poi abbiamo questi due blush che sono appunto un po' più portabili, anche se sono molto scuri, quindi ne basta davvero pochissimo. Però mi piace un sacco l'idea del packaging mi piacciono i colori, però ovviamente questi sono inutilizzabili, ripeto, sono sempre versatili, secondo me, anche come trucco occhi, quindi ci sta. Oh, thank you for your order. Questo credo che sia un omaggio, ma lo apro adesso, se ci siamo. Un bellissimo pennello per occhi, che questo è fantastico per fare le basi di ombretto su tutta la palpebra. E poi questo che è un duo di blush, cioè praticamente mi hanno mandato gli stessi blush in versione travel, molto carino. La prossima cosa che vi mostro è una palette occhi. La palette occhi che mi ha colpito di più di tutto il sito, perché se questi ombretti scrivono e sono pigmentati tanto quanto una palette che mi ricorda famosa, raga, qui se la giocano veramente. Quindi se avete voglia andrò a testare questa palette nel prossimo video, o comunque altre palette che vi farò vedere, e voi mi dite quale volete vedere. Sarebbe stato meglio provarla oggi stesso una di queste, ma ho voluto ricreare semplicemente questo trucco. Se vi piace posso farvi anche il tutorial di questo, che è un trucco molto semplice. In questo caso ho utilizzato una di queste palette che mi sono innamorata, ragazzi. E appunto questa palette si chiama Charlie Girl. Ora ditemi come mai si chiama Charlie Girl. I mean, non lo so. Ovvero la palette di James Charles. Ma ovviamente, raga, mi dà un'idea. Non sto dicendo che è la stessa, attenzione. Piace molto il packaging. Veramente bravi Costalzenza per aver avuto almeno questo cambio di packaging, che è ovviamente cambiato nel corso degli anni. Mi piace molto che si stiano un pochino evolvendo. Guardate che bella, questa è fantastica, secondo me riguarda la collezione estiva, credo, dal packaging mi ricorda perlomeno questo. Mi piace veramente tanto, perché comunque è quasi un disegno, è uno dei miei sogni, devo essere sincera, è quello di poter disegnare magari una linea di trucchi, deciderne anche proprio il contenuto ovviamente, però disegnarla mi renderebbe veramente felice, perché guardate che bello, cioè vi immaginate un mio disegno con tutte le mie donnine che faccio sempre, mi piacerebbe un sacco. E poi ovviamente, avendo la passione per il make-up, sarebbe fighissimo anche decidere che cosa mettere all'interno. So, allora, questi sono i colori. Sono molto simili alla confezione, devo essere sincera, non c'è tutta questa differenza. Mi incuriosisce sinceramente poter fare un trucco con questi colori. Non sono tipa che porta sicuramente, you know, colorful and so bright color in my eyes. No, too much. Non sono tipa, però se davvero questi ombretti colorano seriamente come mi dà l'impressione che possano fare, potrebbe essere un giusto compromesso, perché l'unica cosa è che forse questo, che in realtà è un giallo, mi sembra molto simile a questo lime, perché questo è un verde molto lime, neon green. Questo dovrebbe essere un yellow. Dal packaging la differenza un po' si nota, mentre dal vivo c'è, ma non lo so, raga, non lo so. Voglio provare a sbucciare solamente il lime con il mio dito. Allora, sembra pigmentato. Ora non so se riguarda solamente il prodotto polveroso oppure perde un pochino di intensità, anziché essere un bel bright lime, no? Però magari con una giusta base, una bella crease,
si potrebbe vedere meglio. Comunque fatemi sapere se volete un make up, cercherò di fare il massimo con questi ombretti. Ovviamente se preferite un'altra palette di quelle che vi sto mostrando fatemelo assolutamente sapere. Allora la prossima che vi faccio vedere è la Revealed 2, perché forse c'è anche la prima, aspettate, ok, iniziamo dalla prima. Quindi la prima palette della serie Revealed sono 1, 2, 3, 4, 5 palette della serie Revealed, la prima è questa. Come secondo video del Debimas, farvi vedere un haul di make up era veramente da tanto ed è una cosa veramente dove sono troppo felice, perché il make up è parte di Debbie Arts, voi lo sapete benissimo, e quindi farne così pochi per me è davvero limitante. Vorrei avere anch'io uno studio molto più figo dove poter fare ovviamente i make up tutorial, ma questo non mi è ancora consentito. Ma non perdere di speranza, anche io riuscirò a farlo. Prima vivevo da sola e quindi potevo farlo, adesso che sono tornata dalla mia famiglia purtroppo non ho uno studio apposito per girare questi make up tutorial, ma direi che non perdo le speranze e quindi magari potrei girare qualche make up tutorial in qualche ufficio. Allora, la palette si presenta così, molto molto carina, tutta matte, sempre con lo stesso packaging, veramente innovativo, nuovo, finalmente di Coastal Sands. So, apriamo la palette, abbiamo tutti questi colori che mi colpiscono davvero tanto, perché cosa vi ricorda? Guardatelo bene. Cosa vi ricorda? Questo potrebbe essere un ottimo compromesso per chi non può ancora magari permettersi una naked palette, perché magari comunque costa tanto. Fa figo regalare uno Urban Decay naked, ma questa se scrive veramente come appare è un giusto compromesso, anche perché ci sono anche molti più colori. Per esempio, se io vado a prendere un matte, perché? Perché prendo un matte? Perché i satinati è molto più semplice che scrivano. Oh my god, wow guys, yes. Allora, io lo sto prendendo solamente con il dito, non ho ovviamente base, non ho fondotinta. Io mi immagino con una base fatta bella questi prodottini come potrebbero scrivere. Abbiamo una zona un po' più calda, anche se è abbastanza fredda anche questa, è una zona molto più fredda, quindi possiamo giocare veramente su tanti colori. Ci sono degli satinati veramente assurdi, io non so se potete percepire la bellezza, ma credetemi per quello che vi sto dicendo, appunto ci sono dei colori veramente luminosi, guardate che bello questo, veramente veramente belli, bello. Fammi vedere questo che mi piace un sacco, wow, I mean wow, sono quasi cremosi, wow, è molto bello, molto molto bello. Comunque sì, questa era la prima reveal, andiamo a scoprire le altre. Reveal 2 ed è fatta così, quindi un po' più su il caffè latte cappuccino il colore, e appunto i colori sono veramente quelli che mi hanno colpito di più. Penso che questa forse sia la mia preferita di tutta la collezione, è quella con cui ho realizzato anche il trucco oggi ed è questa con i colori un po' più autunnali andante, mi piace un sacco, sembra molto viola dalla telecamera ma in realtà ci sono dei rosa, dei beige veramente bellissimi. Ecco, ve la metto un po' in obliquo per veramente captare i colori reali, perché altrimenti si vanno un po' a perdere con questa ripresa. Ecco qua, questi sono i colori. Come potete vedere abbiamo dei colori satinati bellissimi, anche qua un trio bellissimo scuro. Andiamo anche verso i marroncini, ci sono i matte, ci sono i satinati. Secondo me questa palette è veramente completa, cioè mi piace un sacco. Sono riuscita a fare un trucco naturale da giorno, tranquillamente versatile verso la sera. Come potete vedere c'è anche un nero, quindi secondo me cioè, questa è veramente stupenda, l'adoro tantissimo. Ok, la Revealed 3, questo è proprio color caffè, vediamo i colori che ci sono all'interno. Allora ragazzi, non vi sto facendo gli swatch perché a parte che verrebbe un video lunghissimo, ma secondo me è meglio vederle all'opera, quindi secondo me sarebbe molto meglio fare un trucco. Ovviamente scegliete voi la palette, poi potete anche dirmi Debbie fai un giorno una, un giorno un'altra, un giorno un'altra ancora, quindi se volete il trucco per ogni palette io lo posso fare assolutamente. Comunque questo è la Revealed 3 and I'm going to open. Bellissimo questo packaging color caffè, mi piace un sacco. Andiamo ad aprirla, raga, non me l'aspettavo, sembra molto simile all'altra ma in realtà non lo è assolutamente, anzi
per dimostrarvi. Vi apro proprio le due palette. È molto simile, ma non è uguale. Vi spiego perché. Allora, praticamente è come se fosse la versione di questa, ok, che è quella di prima, la 2, ma in versione un po' più andante sul violetto. Questa è più, you know, borgogna bordeaux, questa è più viola. E poi questo nero che vedete alla fine non è matte, ma è glitterato. Quindi completamente un'altra palette. Come potete vedere qui abbiamo anche molti più rosa, molti più viola. Questa è proprio pensata secondo me per un look completamente diverso. Ecco, forse metterei alla prova questa palette con i viola, cioè farei un trucco proprio completamente viola per vedere quanto questi colori, questi vanno veramente a creare un trucco viola. Voglio fare solo lo swatch di questo viola in fondo, sto qua. Beh, l'ho appena sfiorata, caspita, wow. Allora, non è per niente male, l'unica cosa è che, ripeto, non c'è una base, questa è una mano, sono un po' peachy, sì, un po' peachy, ma secondo me va lavorato bene il prodotto, con una buona base, un buon fondotinta, no, però è bello, raga, cioè, un trucco tutto viola, madonna santa, quanto è figo. Comunque, quindi, queste erano assolutamente le tre revealed che fanno da nude al caffè latte al caffè, li chiamo così, questi colori. Come ultime tre palette, quindi vi vado a mostrare queste tre, che sono le palette, diciamo, più particolari. Non tanto quanto colori, quanto concept, appunto, del lavoro che c'è dietro. Per esempio, guardate questa, cioè, raga, you know what I'm talking about. Questa palette è concepita assolutamente con colori caldi. Questa si chiama la Revealed Rouge, quindi proprio, no? Colori caldi, rossi. Molto bello anche il packaging, secondo me, proprio da aprire. Non è per niente insignificante, è proprio bello anche da aprire. Cioè, se lo comprate o comunque volete regalarlo, almeno fa anche una bella figura. Io penso sempre anche a queste cose quando compro un trucco. Oh wow. No ragazzi, questa mi ha veramente, veramente colpito. Infatti guardate il packaging, innanzitutto non è opaco come gli altri, questa volta è lucido. Sempre in cartone rigido plastificato. Guardate che bella. Dai ragazzi, cioè è veramente bella. Andiamo ad aprirla. E wow. Oh, no ragazzi, bellissima. Non so se riuscite a percepire la bellezza di tutti questi colori. Oh mio Dio. Cioè ragazzi, è fantastica. A parte che ci sono 20 colori su ogni palette, ma poi secondo me è un sacco, sacco carina. Cioè avete possibilità di fare un sacco di... Raga, cioè, ha un prezzo veramente accessibilissimo. Cioè, io odio tantissimo quando purtroppo, per la qualità anche di certi prodotti, o forse per il nome piuttosto che per la qualità, si va a spendere veramente una cifra assurda. Certo, siamo andando a ricercare un prodotto di qualità, ma dipende. Non sempre il prezzo corrisponde alla qualità. Dai ragazzi, comunque guardate che bella. Scrivetemi sotto qual è la vostra preferita fino adesso. Allora, qua abbiamo, a parte ragazzi, i nomi sono troppo carini, Perfection, Shiny, Peach Party, Fairy Dusk, oh my god, Fairy Dusk, is my name maybe, huh? Rocket, Crave, Secret, Night Rush, oh my god, I love the name. Non posso fare neanche gli swatch di tutti questi perché sennò la finiamo tomorrow, veramente. Però, dato che siamo vicini a Natale, che ne dite di un trucco natalizio? Ditemi assolutamente quale palette volete vedere per prima. Le ultime due fanno parte della collezione Nude e la collezione Smoky. Quindi questa è perfetta per fare gli smoky eyes e questa è per truccarsi in modo nude. Quindi credo quasi tutti, ma se appare come viene appunto descritta dal packaging, credo che possa diventare una delle mie palette preferite, se non la mia palette preferita. Appunto, se questa palette, quindi la Revealed Matte, ha tutti i colori che piacciono a me, raga. Comunque, Revealed Matte vuol dire che sono tutti matte. Raga, ma è uno scherzo? Cioè, ragazzi, è pazzesca. Raga, è uno scherzo? Cioè, a parte che dalla videocamera non rende. Andiamo a svuociare questo colore che è il più carino, secondo me, da...
Allora, devo dire che sono molto molto scriventi. Tutto questo si vedrà solamente, purtroppo, ovviamente, quando si comporrà un trucco. Questa è una palette completamente matte, quindi quello che ovviamente mi incuriosisce di più è se questi prodotti matte scriveranno allo stesso modo quelli shimmer sugli occhi. Da adesso in poi vi mostrerò tutti i pennelli che mi hanno inviato. In questo set troveremo 12 pennelli, sia per occhi sia per viso, con le calamitine. Ed ecco qua, questo è il set di pennelli che troveremo all'interno. Sono molto molto belli e sono molto contenta soprattutto di provarli, perché si sa che i pennelli non sono assolutamente economici in giro, appunto, tra le varie marche di cosmetici, e sono molto contenta di provarli, speriamo facciano il loro dovere. Invece mi stanno proprio stupendo, perché guardate anche le setole, queste sono molto più rigide, proprio apposta per l'ombretto. Guardate questo da sfumatura, molto molto carini. Abbiamo anche questo che è un po' angolato, che sinceramente io non utilizzerei, però secondo me per applicare il correttore potrebbe essere molto utile. Ecco, uno dei pennelli che forse io utilizzo di meno è questo qua, anche perché se avessero mandato il pennello, quello proprio per sopracciglia, a forma di cono proprio, secondo me sarebbe stato meglio, perché sono molto più utili e io per esempio li utilizzo tantissimo per le sopracciglia, mi piacciono molto di più, però è ovviamente una cosa soggettiva. Questo è il packaging dei pennelli all'esterno, quindi anche una carinissima pochette, come potete vedere, anche da portare in viaggio secondo me. Ok, gli ultimi due set di pennelli in colore nero, e si chiama Majestic, non so come si dica. E sono appunto questi in colorazione nero e poi questi nella versione pearl, ovvero perlata, bianchi, molto molto carini, molto eleganti. Quindi andiamo ad aprire quelli neri. Ed ecco qua, questo è il packaging troppo carino di questi pennelli. Personalmente preferisco molto più questi neri e dorati piuttosto che quelli bianchi e argento. Come potete vedere abbiamo addirittura anche un pennello di nuova forma nella collezione di Coastal Scents. Non li avevo mai visti, quindi sono molto molto contenta. Questo è fantastico per togliere la cipria da sotto gli occhi, per applicare addirittura la cipria. Sono very proud. Coastal Scents. Mi piace tantissimo. Poi abbiamo anche questo, che è un sacco morbido e un po' cicciottoso per fare il contouring, bellissimo. Un sacco di pennelli per occhi più piccolini, di questa forma che la cercavo un sacco, guardate qua, questa è fantastica per sotto l'occhio o per l'illuminante, appunto quando lo vogliamo mettere qui all'inizio. E poi il pennello da sfumatura, abbiamo anche il pennello un po' più ampio, e questi pennelli anche proprio, non so, come estetica mi piacciono un sacco, perché sono molto molto eleganti. Guardate che carino, il packaging sembra proprio una borsetta, non so come spiegarvelo, tipo una Chanel, anche se non è Chanel. Guardate che carino! Allora, di questi pennelli, la versione Pearl, l'unica cosa che non capisco è come mai, se mi fate il packaging bianco, mi fate la confezione nera. Avrei preferito il packaging bianco, sarebbe stato molto più carino, sarebbe stato anche molto più abbinato, però hanno preferito fare questo. Comunque, come potete vedere, questa è la versione liscia e i pennelli questa volta sono bianchi con il manico perlato, molto molto carini. Le setole sono brown, vedete, ecco qua. Ed ecco qua, questo è uno dei pennelli. Molti più pennelli. Infatti questo è un set da 16 pennelli, l'altro era da 12. E questo era tutto per questo video unboxing con voi, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere subito qual è la vostra palette preferita con la quale andare a girare il primo dei make-up per questo Natale. Quindi ditemi qual è il vostro preferito e poi ovviamente ne farò tanti altri. Vorrei provare tutte le palette, ma ovviamente non sarà possibile provarle tutte. Però siccome abbiamo una vasta scelta, fatemi sapere quale volete vedere per prima. Ci vediamo al prossimo giorno del Devimas. Ricordate di seguirmi su Instagram e ci vediamo domani.